Santa, quella fu più forte, più allegra e più costruttiva. E come direbbe Beppe Carletti, un figlio dei fiori di non Beppe, penso. Beppe, no? Giusto. Allora. Ce lo fai salutare. Buongiorno Beppe. Eccolo. Pronto. Il grande ciao, Beppe Carletti dei Nomadi. Buongiorno e benvenuto. Grazie Peppone, grazie. Gentilissimi. Anche tu sei un grande esponente di quell'area di libertà e cambiamento, che cosa ci vuoi dire? Voi tra l'altro rappresenti al meglio i capelloni che, insomma, di cui stiamo parlando qua nel nostro talk. Beh sì, una volta li avevo veramente lunghi, insomma, era una questione di moda, ma non solo, era una ribellione comunque il fatto di portare il cappello lungo ed era anche bello, nonostante gli insulti, sai, quando camminavi per strada te ne dicevano di ogni, però insomma era roba da ridere, insomma, dai. La cultura dei 60 non era rivoluzione, era ribellione, qualcosa di più significativo, di più legato all'esistenziale. E a proposito di questo, certo, io andrei ad ascoltare una canzone che proprio sta a sottolineare la ribellione. Io vagabondo di Beppe Carletti, Nomadi. Beppe, regalaci questa emozione. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Grazie, buongiorno. Complimenti, bravi. Siamo pochi ma buoni. Bravi. Per manifestare, insomma, la gioia di sentire sempre queste note meravigliose di Io Vagabondo.